cosa? Se conosco la colazione più light, facile e veloce che ci sia? Dai, spara. È quella che non fai. Ciao amici, come vi ho promesso, dopo il successo della colazione del barattolone, che tante persone stanno facendo ogni mattina con enorme piacere come me, trovate il link in descrizione e nella scheda cliccabile qui in alto, volevo farvi vedere un'altra delle mie colazioni preferite. È light, velocissima, senza latte, senza glutine, senza zucchero e nemmeno grassi pesanti. E i miei segreti per non fare una colazione sbagliata che vi fa stare male tutto il giorno. Ma non sarà uno scherzo anche questo come quello di Squaletto? No, no, la mia colazione è vera. La storia di questa colazione è simile a quella di altre mie creazioni personali. Come sapete, io cerco di mangiare bene a casa e anche quando viaggio, perché il mio motto è questo: mangiare cose buone sì, ma farsi del male col cibo no. Questo messaggio dovrei scriverlo sulla mia tovaglietta dei pasti. Sì, esatto. Tornando alla mia storia, anni fa c'era un periodo in cui viaggiavo molto in tante città diverse, in Italia e in Europa, e negli hotel non trovavo mai niente per la mia colazione. Solo caffè, che io non bevo, latte, che non digerisco, tè, che dopo 2 ore mi fa venire ancora fame, e succo d'arancia finto, che non mi piace. Allora, pensa che ti ripensa, ho messo insieme una colazione che potessi fare ovunque, in modo pratico, veloce, senza fornelli, gustosa e senza grassi, e senza glutine, senza lattosio, senza zucchero, tutte le cose che io non mangio e che posso anche portarmi dietro in poco spazio e con poco peso, perché il barattolone è fantastico, però in valigia e in borsa non ci sta. Infatti non ci sta. Sapete, io sono una donna pratica e molto adattabile. Ho vissuto anche in India, figuratevi. Ma adesso mi piace avere le cose che ritengo fondamentali quando viaggio e soprattutto non voglio rovinarmi la giornata con la colazione sbagliata. Come spiegavo nell'altro video, il modo in cui facciamo colazione può influire tantissimo su un sacco di cose: produttività della giornata, energia, concentrazione e anche umore. Mi è mai capitato di fare una colazione sbagliata e poi sentirvi gonfi o di avere tutto sullo stomaco a lungo e questa colazione che va su e giù, o sentire di nuovo fame dopo poco tempo e non avere niente disponibile? Non fa venire i nervi tutto questo? A me sì, non lo sopporto. A me succede anche che se mangio certe cose devo correre in bagno, ma subito! Anche questo è un segnale di colazione sbagliata. Ora vi rivelo una cosa che dico a molte persone quando vengono a fare la consulenza di naturopatia con me. È una cosa importante che farà accendere una lampadina a molti di voi e spero possa aiutarvi. Sembra una rivelazione speciale. Lo è, per questo mettete adesso un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Il fatto è questo: a chi mi dice che il suo intestino è regolare perché appena beve il caffè o il cappuccino o il latte a colazione va subito in bagno di corsa, rispondo che non si tratta di regolarità intestinale. Ah no? E di cosa allora? In realtà, se si deve correre in bagno, non è la regolarità intestinale, ma è un attacco di colite. Vuol dire che quegli alimenti non vanno bene e irritano l'intestino, che risponde con una scarica. In questo caso avete bisogno di un bravo naturopata. Questa poi no, devo riprendermi dalla notizia. Non è la prima notizia inaspettata che do, ce ne sono tante di simili nei miei video. Se volete vederli tutti, iscrivetevi al canale. È facile, basta un click così.
e attivate la campanella delle notifiche per essere i primi a vedere ogni mio nuovo video. Ecco qui la mia colazione che non fa stare male, ma solo bene. Io la faccio così. Prendo della crema di riso in polvere o pappa di riso per bambini, possibilmente biologica e senza zucchero. Ne metto 4 bei cucchiai in una ciotola e aggiungo mezzo bicchiere di latte di riso, caldo, tiepido, a temperatura ambiente o freddo, come mi va quella mattina. Mescolo bene e voilà! Una fantastica crema morbida di riso a cui aggiungo una manciata di frutta secca mista. Mandorle, noci, nocciole, uvetta, bacche di goji, semi di zucca, semi di girasole, tutte cose buonissime e sanissime. E la colazione è servita. Questa colazione è già completa così per qualcuno, soprattutto per chi non può mangiare glutine o vuole una colazione dietetica, dimagrante, senza grassi. Ovviamente le quantità ognuno le adegua alle sue esigenze, come dico sempre. Per altri può essere un'ottima base da integrare, per esempio con frutta fresca, frutti di bosco o un estratto, uno smoothie con frutta e verdura. E i più mangioni possono aggiungere delle fette di pane tostato con la mia crema squalella di cacao e nocciole, fatta in casa velocissimamente come ho fatto vedere qui. Ma è buonissima! Altro che le tue fregature da venditore di conchiglie usate. Se vi è piaciuta questa colazione, così veloce e sana, condividete questo video. Lo trovate anche su Facebook e diventate anche voi portatori sani di salute naturale, come me. Per oggi è tutto, ci vediamo presto qui sul canale. Nel frattempo, sempre trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!